Buongiorno ragazzi, sono le 7, l'alba sul colle. Io comunque sono uscito in ciabatte. Allora, le cose sono due. Ieri ho dormito esattamente 4 ore e mezza per fare l'alba, perché siamo andati a dormire alle 3. E questa mattina non so con che forza mi sia svegliato, però ce l'ho fatta, perché come fai a svegliarti sul colle? Cioè, incredibile, ragazzi. E poi mi scappa anche tanto la pipì, quindi forse è stato uno dei motivi quello. Laggiù sta iniziando ad albeggiare, si sta colorando tutto di rosa. Che figata. Il sole è laggiù, torno a dormire un po' e poi caffè e iniziamo questa giornata super. Buongiorno a tutti, benvenuti sul nostro canale. Noi siamo Veronica e Stefano di Keep Enchanted e con questo video vogliamo raccontarvi quale sarà il nostro nuovo grande progetto che stiamo ormai organizzando, studiando, pianificando da ben 2 anni. Perché ci mettete 2 anni per organizzare un viaggio? Perché abbiamo avuto una sfortuna incredibile. Questo viaggio purtroppo è stato rimandato a causa di una forza maggiore che è stata la pandemia globale. Infatti avevamo pianificato la data di partenza l'11 marzo 2020 e come tutti quanti ben sapranno è stata la data di inizio di un triste periodo qual è la pandemia. Ma non ci siamo arresi, noi abbiamo fatto la quarantena come tantissimi tutti noi. E, dopodiché l'8 di giugno siamo partiti alla volta dell'Italia. Abbiamo fatto 15.000 chilometri, tutto il giro d'Italia in 10 mesi ed è stato un viaggio incredibile. Pazzesco, sì, davvero. Subito è stato quasi, tra virgolette, un ripiego, bruttissimo da dire per il nostro paese Italia, ma un gran bel ripiego, è direi. Stato un ripiego bellissimo perché abbiamo scoperto la nostra Italia, i posti bellissimi che ha e che ci circonda. Ci sono stati una miriade di incontri meravigliosi, posti incredibili, però ci siamo accorti di una cosa. Noi siamo partiti con Bigods base, tra virgolette, con due batterie molto deboli, con pannelli solari molto deboli, con un sacco di dimenticanze e accortezze che potevamo evitarci, ma questo è stato un grande insegnamento, perché infatti una volta ritornati dal viaggio in Italia abbiamo iniziato a personalizzarlo, diciamo, cucirci Bigods per le nostre esigenze. Ma quindi qual è questo progetto? Il nostro grande progetto è viaggiare per 10 mesi con la nostra casa su ruote per tutta l'Europa. Partiremo verso la Francia, sud della Spagna, quindi faremo una prima parte in Andalusia,
Poi scopriremo tutta la costa del Portogallo, nord della Spagna, nord della Francia, per passare al Belgio, Olanda, un pezzo di Germania, Danimarca. Da lì prenderemo un ponte che porta in Svezia, faremo una prima parte nel sud della Svezia e poi andremo sul fiordo in Norvegia verso Bergen e da lì inizierà la nostra salita verso Capo Nord, quindi tutti i fiordi, scopriremo un sacco di posti stupendi. La direzione finale, la meta finale sarà poi Capo Nord, che appunto è una destinazione finale, ma sarà il viaggio la cosa bella, la cosa importante. E poi da lì scenderemo verso la Finlandia, presumibilmente nei mesi estivi, quindi luglio-agosto, e poi scenderemo per tutta la parte dell'est Europa, quindi Estonia, Lettonia, Lituania, non mi ricordo mai come sono messi, e la parte della Polonia e poi scenderemo verso l'Italia. Quindi un bel viaggione, saranno all'incirca 30-35 mila chilometri, passeremo da strade completamente diverse l'una dall'altra, sì. A passare dal Portogallo con un vento incredibile, con l'oceano che ci schizzerà ovunque, ai fiordi norvegesi con il freddo che ci entrerà nelle ossa, e speriamo con tutto il cuore di vedere l'aurora boreale, che è una delle cose forse più belle della vita, un'esperienza unica, e il grande valore aggiunto è proprio perché adesso abbiamo deciso di partire nel periodo invernale, così che da essere nel periodo primaverile, inizio primavera, nel grande nord. Quindi magari riuscirà ancora a beccare l'ultimo periodo buono per incontrare la Dama Verde. La Dama Verde, sì, perché l'idea è iniziare a salire verso la Svezia, verso inizio marzo, così da riuscire magari a non dover cambiare le ruote, mettere le ruote chiodabili, eccetera, fare una prima parte in Svezia e poi buttarci sulla Norvegia e da lì iniziare a salire e quindi magari verso fine marzo, inizio aprile essere nel posto giusto per riuscire a vedere appunto questo spettacolo della natura. C'ho i brividi adesso a pensarci e speriamo davvero di riuscire a coronare questo sogno. Esatto. Però naturalmente per fare questa tipologia di viaggio c'è bisogno di organizzazione e soprattutto bisogna avere un mezzo adatto alla nostra tipologia di viaggio, cioè essere totalmente autonomi, riuscire a autoprodurci l'energia, di non essere vincolati a dei campeggi, di non essere vincolati a delle aree attrezzate. E infatti in questi mesi prepartenza abbiamo veramente preparato Bigoz al meglio delle nostre possibilità. Abbiamo installato un riscaldatore decisamente più potente rispetto a quello che avevamo prima. Il doppio. 4 kW, prima avevamo un 2 kW. Esatto, anche perché come ormai sapete io sono molto freddolosa, quindi ho bisogno di caldo. Ma soprattutto abbiamo anche cambiato tutto l'impianto elettrico, perché per il viaggio in Italia purtroppo avevamo delle batterie poco efficienti, poco capienti e quindi a volte ci siamo trovati veramente in difficoltà. Adesso, a girare con i frontalini la sera, ci è capitato. Perché finivamo l'energia. Sì. Esatto. Adesso abbiamo una batteria decisamente più potente, abbiamo dei pannelli solari decisamente più potenti con la possibilità di inclinarli, quindi vedremo la differenza nel grande nord, soprattutto quando c'è magari il sole molto più basso o comunque anche in questi periodi invernali dove il sole purtroppo non sale abbastanza. E quindi è stato veramente un periodo di grandi preparativi, di... Sì, un altro grandissimo upgrade è il fatto che abbiamo alzato Bigoz. Esatto. L'abbiamo alzato di 7 cm sull'anteriore e 7 cm e mezzo sul posteriore. Abbiamo messo le sospensioni pneumatiche dietro e questo secondo me farà la differenza per tutte le stradine, ogni tanto belle toste che andremo a fare in giro per l'Europa. In ogni caso, se siete curiosi, vi lasciamo tutti i video qua sopra che vi spiegheranno più nel dettaglio tutti i vari upgrade che abbiamo fatto. Questo viaggio, come viaggio in Italia, sarà totalmente documentato su YouTube. Ovviamente su Instagram saremo leggermente più in live, mentre su YouTube magari saremo qualche giorno in ritardo. Il perché è ovvio, perché comunque montare dei video su YouTube con le riprese col drone, con la reflex, richiede un po' più di tempo. Quindi se non lo fate, seguiteci su Instagram anche per scoprire la data di partenza. Esatto, perché non vogliamo dirla la data di partenza, ma non per tenervi lì in suspense, ma semplicemente per una questione di scaramanzia, dato che appunto, come vi dicevo all'inizio del video, la prima volta con la data di partenza stabilita siamo stati super sfigati. Questa volta non la diremo, ma la aspetta
ma la pubblicheremo il giorno stesso della partenza su Instagram. Quindi altro motivo per iniziare a seguirci su Instagram, se già non lo state facendo, per scoprire l'effettiva data di partenza. La gioia più grande per noi è riuscire a portarvi con noi nel nostro viaggio, come abbiamo fatto in Italia. Abbiamo pubblicato tanti video facendovi scoprire i posti meravigliosi che ci sono stati in Italia, ed è per questo motivo che vogliamo documentare tutto il viaggio su YouTube. Come ben sapete, il canale YouTube è un canale totalmente gratuito, che però a noi costa tempo, qualità, attrezzatura, benzina, piantate, tantissime cose che magari molti di voi capiscono, altri di voi invece non lo capiscono ancora. Il nostro obiettivo è quello di portarvi con noi in viaggio, di farvi scoprire i posti con la luce migliore, con le condizioni migliori. Per me non è un peso svegliarmi alle 6 del mattino, fare la dronata con la luce perfetta mentre Veronichita dorme. Non è un peso andare a dormire alle 3 di notte dopo aver fatto una foto alla Via Lattea. Mi piace, l'emozione più grande è quella di riuscire a trasmettere questa emozione attraverso un video, una foto, e quando riceviamo i messaggi di ringraziamento è la cosa più bella, soprattutto quando riceviamo i messaggi da quelle persone che non possono per un motivo o per l'altro viaggiare. E veramente tante persone ci chiedono come possono supportarci, come possono supportare la nostra avventura, il nostro viaggio. Adesso andremo a affrontare un viaggio di 35.000 km dove potrà succedere l'imprevisto, ma comunque sarà un viaggio oneroso. E a queste persone diciamo che c'è un link PayPal per eventualmente fare una donazione, ma abbiamo anche un sito internet www.keepinchanted.com, dove sul sito troverete il nostro merchandising, quindi le nostre felpe, queste qua. Vi faccio vedere la stampa di Bigots dietro. Troverete le nostre t-shirt. Ci sarà la possibilità di acquistare le nostre stampe da eventualmente mettere a casa, stampe su pannello Dibond, quindi stampe di alta qualità, proprio di quella foto magari che ho fatto alle 3 di notte sotto un cielo stellato da paura. Altro motivo per seguirci su Instagram, perché tutte le foto le pubblicheremo sul nostro profilo. Esatto. Un altro modo per supportarci, che forse è il mio preferito, è quello della mappa. Io ringrazio tutti coloro che hanno creduto e hanno acquistato la mappa dell'Italia, che per me è stato un lavorone gigante, per noi. Ovviamente io l'ho creata, ma ovviamente eravamo insieme a scoprire il posto, a scoprire lo spot, a fare la foto di quel posto e naturalmente a pubblicare il video inerente a quel luogo. E come vi avevo già spiegato per la precedente mappa dell'Italia, la suddivideremo in zone, in stati, in regioni, e naturalmente questo sarà il modo più bello forse per viaggiare insieme, per disegnare un itinerario come quello che faremo noi. E appunto tutto questo sarà disponibile sul nostro sito internet, naturalmente nelle varie storie che faremo su Instagram e sul canale YouTube. Abbiamo deciso di mettere a pagamento questa mappa non solo per valorizzare il tempo che abbiamo dedicato per la sua creazione, ma soprattutto per dare un valore immenso ai posti che abbiamo visitato, a ciò che ci ha donato quel posto, all'alba che ci ha donato quel luogo e a tutta l'esperienza che c'è stata dietro. Ogni posto naturalmente per noi ha un valore inestimabile, perché ci ha regalato delle emozioni che sono veramente difficili da spiegare. Però la cosa più bella è stato ricevere anche lì i messaggi di voi, che acquistando la mappa ci hanno detto: caspita, ci siamo ritrovati in quel posto ricordando quella vostra foto ed è stato il tramonto più bello della nostra vita. Questo ha un valore inestimabile. Ovviamente noi l'abbiamo messa a pagamento anche per salvaguardare questi posti, perché purtroppo non tutte le persone hanno una sensibilità per la natura, il rispetto per la natura e il rispetto verso il prossimo. Quindi il nostro obiettivo non è quella di donarla a tante persone e fare i soldi con questa mappa, ma è quello di regalare un'esperienza, di offrire un'esperienza nel nostro modo, quindi certo, regalando questi spot e facendovi scoprire questi spot. Una cosa vi chiediamo: cercate di tenerli puliti come facciamo noi. Noi ogni volta che ci fermiamo in qualche spot cerchiamo comunque di raccogliere mozziconi di sigaretta piuttosto che la cartaccia, o se vediamo dei sacchi dell'immondizia li carichiamo su Bigots e li andiamo a buttare via. Quindi vi chiediamo un piccolo gesto: nel momento in cui acquistate la mappa e andrete in quei posti dove siamo stati noi, cercate di tenerli puliti come facciamo noi, un piccolo gesto che però fa la differenza se lo facciamo tutti insieme. Molto semplicemente cercate di lasciare il posto più pulito di come l'avete trovato, esatto, come vi aspettereste di trovarlo una volta arrivati. Esatto. Molto semplice.
Aia. Ma non può finire così. Ma certo così. Che no, ovvio. Fine, basta. Ci stavo finito. Più dentro. Ciao. Quindi, ora siamo giunti al termine di questo video, vi abbiamo svelato il nostro progetto, vi abbiamo svelato quello... Il mio oggetto non mi piace. Il mio oggetto, io devo andare in Europa. Io vengo da Iran. Da lì entro in Russia. Quindi, ora che vi abbiamo svelato il nostro grande progetto, non vi resta che iscrivervi immediatamente su YouTube, attivare la campanella per non perdervi nessuna delle nostre avventure, iscrivervi sul canale Instagram sia per sapere la data di partenza, sia per sapere in live quello che stiamo facendo. Ora, vi abbracciamo, vi salutiamo, non vediamo l'ora... non vediamo l'ora di portarvi con noi in Europa. E adesso andiamo a mangiare che c'è una fame incredibile. Ciao ragazzi! Ciao, a presto! Ah, aspetta, no, devo dire una cosa importante. Oh ragazzi, mentre Stefanina è andato a buttare la pasta, vi devo dire lo scoop del secolo. Dato che oggi ho guidato con Ieri Ghidone e mi ha insegnato finalmente a guidare nel viaggio in Europa, guiderò anch'io. Ciao. Ho fatto abbastanza. Ma forse. Allora, abbiamo appena finito di registrare il video, io vorrei ringraziare di cuore Yari che ci ha aiutato a fare le riprese. Era lì dietro con la sua Sony a fare le riprese, i primi piani, eccetera. Fatto un sacco di risate. Abbiamo sbagliato 1200 volte quello che volevamo dire. Speriamo che su quel discorso sia arrivato, ovvero l'emozione veramente che stiamo provando è incredibile. Raga, non vediamo l'ora non di vediamo partire, l'ora di partire. Ci vediamo in Europa. Ciao. Ciao piccola Scary. Ciao piccolina. Dì fratello, è stato un piacere come sempre, ci vediamo in Europa da qualche parte, dai. Fate buon viaggio. Grazie. Ieri mi hai insegnato a guidare. Mamma mia. Grande amore, ora non ci resta che partire e farti guidare in Europa. Woo!